discorso dell'orchestra è importante, perché quest'anno presenta un brano interamente eseguito con orchestra sinfonica, che si lega a questo disco che sta uscendo adesso, che si chiama Alchemaia, che è interamente registrato con un'orchestra sinfonica e sintetizzatori. Vabbè, sul discorso del sintonico, vuol dire appunto sinfonico e sintetico. È chiaro che è un disco particolare che sto presentando, che comprende un primo atto totalmente legato a una storia, una narrazione anche storica, filosofica, esoterica, insomma è un percorso interessante, è un concept, voglio dire, è un album a tema, c'è un tema che viene portato avanti per tutto questo primo atto, che sono, appunto, che si chiama Alchemaia, appunto. E poi invece il secondo atto, la seconda parte, è invece un disco dove ci sono delle altre canzoni inedite, più tanti brani del mio repertorio, scelti apposta per essere poi riarrangiati, riorchestrati per orchestra sinfonica. E penso che l'occasione migliore per poter presentare un brano inedito a Sanremo con l'utilizzo dell'orchestra residente era proprio questa, insomma, l'occasione migliore. E anche per poter raccontare bene di questo album, che comunque è un album che non ha, insomma, non è un album che, così, che ha la canzoncina radiofonica che può trascinare. Era importante per me andarci per raccontarlo bene. A Sanremo, secondo me, bisogna seguire il flusso, la corrente, un po', bisogna avere un atteggiamento zen, no? Quando dice quello che si butta nell'acqua e cerca di nuotare controcorrente non farà altro che affaticare di più e alla fine non riuscirà neanche a... Quindi non bisogna andare lì con il contrasto, col subire, non bisogna subire tutto ciò che accade. Quindi secondo me il segreto per vivere un buon Sanremo è lasciarsi accadere insieme al flusso degli eventi che ogni giorno riempiranno le giornate. Ma allora, chiaro, con mio fratello non c'è una metodologia di lavoro uguale, cambia ogni volta. Ci sono dei periodi in cui io prendo delle sue cose, lui scrive delle cose e magari me le manda, dei testi, o leggo questi testi che già sono scritti in maniera molto musicale, per cui già questo è un punto di partenza importante. Anni fa lavoravamo insieme anche sui testi, sulle assonanze, sulle rime. Adesso lui è veramente bravo, veramente mi piace molto fare questo tipo di lavoro con lui, per cui già scrive delle cose che hanno in sé della musica, poi bisogna solo scegliere che musica, che come è, come hai capito, uno scheletro che puoi vestire, un corpo nudo che puoi vestire in qualsiasi modo, no? E gli crei l'abito. Per cui questo già è importante. Questo brano nasce da una collaborazione tra me, mio fratello e Francesco De Benedittis, ed è un brano, appunto, che inizialmente è stato pensato in una versione più minimale, ma poi volendolo inserire nel contesto di Alchemaia gli ho dato un arrangiamento orchestrale che potesse essere adeguato a quello che è il resto dell'album. Allora, non posso dirti niente ancora, ti spiego perché. Perché non ci sarà solo un video, ci saranno più cose. Per cui stiamo lavorando affinché... Intanto uscirà un video dove... un video lyric, dove ci sarà il testo. È come se escono intanto i titoli di coda del video. E poi uscirà il video. Per cui è un brano che, siccome è una storia che già di per sé racconta qualche cosa, una storia raccontata attraverso la canzone, voglio dare più elementi di interpretazione. Intanto lasciare l'immaginazione, quindi lasciare aperto un mondo onirico in cui ognuno può metterci la propria immaginazione, la propria identificazione di una storia che può in qualche modo tradurre attraverso una propria esperienza. Per cui non voglio dare un'impronta definibile a quello che è un'ipotesi assolutamente onirica del brano. Allo stesso tempo, poi dopo darò un'altra impronta, quindi ci sono vari percorsi nel video e adesso non posso dire altro. Mi piace questa definizione dai limiti dell'intelligibile, l'intelligenza, perché di fatto l'intelligenza è la capacità di intelligere. Quindi l'intelligenza, secondo un concetto
arcaico è la capacità di percepire l'esterno al di là del modo in cui viene descritto e raccontato questo esterno, per cui bisognerebbe rinascere in intelligenza per poter vivere pienamente un mondo in maniera corretta, un mondo o il mondo. In questo caso Alchemaia è un percorso che viaggia attraverso varie epoche, varie condizioni, c'è il percorso storico, il percorso spirituale, religioso, narrativo, fisico, quantistico, esoterico, insomma ci sono vari argomenti che vengono toccati. Poi chiaramente non si può raccontare 30 anni di indagine, di studi su questioni interessanti che mi hanno sempre affascinato. Per quanto uno voglia raccontare, bisognerebbe, cioè, neanche la tetralogia dei Nibelunghi di Wagner spiega lo 0,1% di tutto quello che Wagner avrebbe voluto raccontare in Der Parzival. Per cui lo stesso vale per Alchemaia, puoi raccontare, a me piace definirla un po' questa punta degli iceberg, oppure queste come mettere i piedi attraverso un percorso e saltellare qui e là, mettendo il piede su un colore e poi metterlo su un altro, ma dietro questa superficie c'è una profondità che magari chi già conosce può identificare, ma chi non conosce magari può esserne incuriosito. Ma di fatto sta che è importante che questa narrazione, questo racconto di Alchemaia sia già intelligibile così com'è, senza dover indagare oltre. E vincerlo, assolutamente voglio vincere.